Gerard Butler in ospedale dopo un incidente in moto a Los Angeles. Un uomo coraggioso. Un testimone oculare ha immediatamente chiamato il 911, e i paramedici sono accorsi sulla scena. In seguito all'incidente, Gerard Butler con la sua moto è stato vittima di una brutta caduta. Ma è riuscito ad evitare il peggio. Secondo quanto riportato da una fonte anonima a TMZ, l'attore avrebbe riportato solo qualche taglio e qualche scoriazione, nessun osso rotto, e nessun trauma grave. I paramedici l'hanno subito trasportato all'ospedale più vicino, dove è stato sottoposto a delle cure. Secondo quanto riportato da chi ha assistito alla scena, una macchina avrebbe tagliato la strada alla moto di Gerard Butler. L'incidente è avvenuto qualche giorno dopo l'apparizione di Butler a Late Night with Seth Meyers, in cui ha discusso del suo ruolo in Geostorm, l'ultimo film che lo vede protagonista. Qui, l'attore recita nei panni di Jake Lawson, designer di satelliti ed ex comandante di una stazione spaziale, che prova a salvare il mondo dopo che un network di satelliti disegnati per controllare il riscaldamento globale sferra un violento attacco alla Terra. Più che un ruolo, una vera e propria impresa, Gerard Butler ha dovuto inscenare acrobazie di ogni tipo. Ha indossato una tuta da astronauta, ha corso in mezzo al fuoco. E, per essere credibile e allenato, ha dovuto seguire uno specifico regime di dieta ed allenamento. Pelli più lunghi del solito e una fitta barba, l'attore ha raccontato di utilizzare il veleno delle api. Per le sue proprietà antinfiammatorie, il mio nutrizionista mi ha dato consigli molto importanti. Sto iniziando a pensare di continuare a mangiare solo cibo biologico, e di avere un comportamento più salutare. Gerard Butler e le api. Ha iniziato facendomi bere l'equivalente del veleno contenuto in 2 o 3 punture d'api, per accertarmi che non fossi allergico. Poi ha continuato con 10, fino a quando siamo arrivati a 23, è a quel punto che ho avuto la reazione peggiore. Non avevo mai avuto una reazione allergica prima d'ora, era come se avessi delle formiche nei miei pantaloni, le mie braccia hanno iniziato a gonfiarsi e mi sono riempito di chiazze. Il cuore mi batteva all'impazzata, mi sentivo sul punto di esplodere. Continuavo a dire, chiamate un'ambulanza, ha confessato. Ma, nonostante lo spavento, Gerard Butler, che in passato è stato legato anche a Madalina Genea, non è certo tipo da farsi intimidire. Anzi, si direbbe persino che ami perseverare. Solo qualche giorno dopo, ha ricominciato ad assumere il veleno delle api, con la convinzione di non essere allergico, ma di aver semplicemente esagerato. Presumibilmente, non gli basterà quindi un piccolo incidente per farlo desistere dal guidare la sua moto e magari percorrere da Morgan Brown, la 39enne interior designer con cui ha da tempo una relazione on-off. Ora, i due sembrerebbero essere tornati di nuovo insieme dopo essersi lasciati per la seconda volta lo scorso agosto. A causa, pare, dell'eccessiva attenzione che altre donne riserverebbero all'attore.